Parliamo con Luciano De Paola della sconfitta. Allora, Luciano, un primo tempo brutto del Pergo, meglio nel secondo, ma ancora una sconfitta. Sì, ancora una sconfitta su un campo non bello. Noi il primo tempo ci siamo messi 3-5-2, abbiamo cercato di tenere botta, però questo ha trovato il gol della domenica come sempre e alla fine abbiamo creato poco anche rispetto a domenica, quindi però nel secondo tempo meglio, con l'entrata di Canis e Girelli la squadra sicuramente ha dato qualcosa in più, però abbiamo calciato poco in porta, quindi purtroppo quando ci bloccano Morello diventa difficile, perché l'alternativa a Morello e dobbiamo trovare qualcosa di diverso, magari centrocampisti che calciano da fuori oppure un altro esterno che entra in maniera diversa, insomma. Può darsi, insomma, che il cambio di modulo abbia un po' confuso i giocatori? No, assolutamente no, perché a parte il gol che hanno fatto nel primo tempo, poi la partita il nostro portiere ha fatto nessuna parata, quindi ha trovato il gol dopo 10 minuti e noi siamo stati là, abbiamo cercato di controbattere, ma no, abbiamo fatto fatica. Però nel secondo tempo, secondo me, la squadra ha reagito bene, è normale che dobbiamo fare qualcosa di più, perché oggi abbiamo creato veramente poco. Quello, insomma, il Pergo raramente merita di perdere, però succede spesso. Ma oggi secondo me abbiamo creato poco rispetto alla partita di domenica e alle altre partite che abbiamo fatto, però sicuramente dobbiamo guardarci un attimino dentro e cercare di fare qualcosa di diverso. Adesso vediamo cosa succederà, se il mercato ci porta qualcosa davanti e vediamo di fare qualcosa, insomma. Comunque mi è sembrato benino i due ragazzi che accennavi, Girelli e Canis. No, quello che dicevo, no, i giovani secondo me stanno facendo un buon campionato, è normale che ci aspettiamo qualcosina in più, è normale che là davanti Pippo ha combattuto, però è stato servito poco, abbiamo calciato poco in porta, però quando non si calcia in porta non è colpa di un singolo, ma è colpa di tutta la squadra.